Buonasera, benvenuti in questo nuovo video. Da poco più di un'ora è uscito il nuovo iOS 16 e io sono qua per elencarvi tutte le novità. Avevo già fatto un video appena uscito, ma ora, visto che è uscita per tutti, mi sembra un attimo è venuto il momento di farne un altro. Se lo volete scaricare e non sapete come farlo, basta andare sulle impostazioni del vostro iPhone o del e sull'App Watch, perché per iPad e Mac uscirà verso ottobre. Sull'iPhone basta andare su impostazioni generali, aggiornamento software, scarica e installa. È super facile. E ora vi vado un attimo a elencare tutte le novità. Le più importanti sono sicuramente la Notch e tutto ciò che ne deriva, ma vi sottolineo anche per l'iPhone con la Notch il ritorno della percentuale batteria. Abbiamo una nuova schermata di blocco con font modificabili, colori modificabili, sfondi con soggetti che vanno davanti all'orario. Ci sono veramente tante cose. Si possono aggiungere i widget, si possono cambiare gli sfondi, si possono cambiare veramente un sacco di cose. E appunto ci sono anche i widget, ce ne sono veramente tanti a vostra scelta e sono molto interessanti. I wallpaper possono essere definiti, ce ne sono veramente tante, come le foto casuali, le emoji, i colori, il meteo, quelli astronomici, sono veramente tantissime. Avete un sacco di scelta. Le notifiche ora arrivano dal basso al posto che dall'alto, è una cosa veramente super super fatta bene. E anche aggiornamenti delle notifiche o delle cose che rimangono fisse in basso è una novità molto interessante, che vengono anche introdotte sulla Dynamic Island su iPhone 14 Pro e Pro Max. Il player musicale diventa questo, molto molto bello, lo apprezzo tantissimo. Io uso iOS 16 già da 2 mesi e mi ci trovo veramente da Dio, è fantastico. Full immersion migliore, vi fa cambiare le varie schermate di blocco, vi fa cambiare le mail, vi fa arrivare determinate notifiche, molto più approfondito. Per la famiglia potete condividere le foto fra tutti, per chi ha l'account di iCloud e di Apple familiare. Se ci sono 2 persone in quella foto, la foto c'hanno automaticamente le 2 persone che compaiono in quella foto, se fanno tutte e 2 parte dell'account famiglia. Sui message ora si possono modificare i messaggi, si può fare share play, quindi condividere audio e video in automatico, quindi vederli insieme tramite iMessage, il rilevamento dei testi anche in video. Si possono scontornare dei soggetti per passarli ad esempio sui message o su tutte le app che verranno ottimizzate direttamente pigiandoci sopra, super bello. Nella dettatura vocale arriva anche la punteggiatura e le emoji, sottovalutata come funzione. Si può fare un itinerario a più tappe sulle mappe. Si può pagare a rate qualsiasi cosa con Apple Wallet ed Apple Pay. Qualsiasi cosa, anche una pizza, potete pagarla a rate. Non so che senso ha, però. È stata ridisegnata la app Home per la Smart Home. Arriva l'app Fitness e Fitness Plus per tutti gli utilizzatori di iPhone senza bisogno di avere Apple Watch, soprattutto l'app Fitness. È una cosa molto interessante. Ed è stata aggiornata anche l'app Salute. Si può controllare il proprio Apple Watch con WatchOS 9 da remoto dall'iPhone, quindi vedere cosa sta riproducendo l'Apple Watch dall'iPhone. Ci sono tanti nuovi widget e migliora anche la ricerca Spotlight. Questo è un piccolo riassunto di tutto quello che c'è in questo fantastico sistema operativo. Un sistema operativo di mezzo, ma molto sottovalutato. Invece su WatchOS 8 abbiamo nuove infografiche per la corsa e per gli allenamenti. Si possono vedere i percorsi che si fanno durante le camminate o le corse. Apple Watch ora ti può ricordare di assumere dei determinati farmaci o vitamine. Migliora la gestione anche del sonno. Arrivano delle nuove Watch Faces super belle. E basta, migliora un po' l'app calendario, migliorano un po' tutte queste cose, ma principalmente basta. Questi 2 aggiornamenti sono già disponibili per tutti, quindi andate. Per questo video è tutto, ci vediamo domani con il video dedicato al mio zaino tech per la scuola. Spoiler!